Il cittadino al centro delle politiche pubbliche. Il ministro per la PA Fabiana Dadone prova a fare sul serio puntando sulle tecnologie più avanzate. La piattaforma Partecipa, realizzata da Formez, è il luogo virtuale dove la vitalità civica potrà esprimersi e contribuire alle scelte. L'iniziativa è stata presentata il 5 dicembre a Palazzo Vidoni dal ministro per la PA Fabiana Dadone, dal ministro per le riforme e i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. L'Italia produce una legge ogni 3 giorni, così non c'è certezza, non c'è stabilità. Noi vogliamo che le decisioni siano ponderate, siano condivise prima della loro approvazione, non dopo, in modo che siano stabili poi, siano accettate, siano stabili e la comunità, cioè l'Italia, possa andare avanti sulla base di norme, decisioni, progetti che siano condivisi. Questa è la democrazia. La democrazia è soprattutto processo. Il processo più è partecipato, più è democratico. Si chiede semplicemente agli utenti, non solo ai portatori di interesse, ma anche ai semplici cittadini, di partecipare e di esprimere la propria opinione su quelle che sono delle domande che possono essere poste dai ministeri. Per esempio, Funzione Pubblica aprirà 2 consultazioni, una relativamente alla trasparenza anticorruzione e una rispetto alla burocrazia, e raccoglierà anche quelle che sono le consultazioni che mettono insieme invece i comuni singolarmente. Partecipa consentirà alle amministrazioni di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali attraverso vere e proprie consultazioni con strumenti quali questionari, testi commentabili e bilanci partecipativi. Si pensa di poter far partecipare il cittadino attraverso dei social, delle piattaforme private. In questo caso invece abbiamo delle piattaforme pubbliche che permettono la riflessione, cioè non semplicemente guardare un'immagine o rimanere per pochi secondi su un contenuto, ma effettuare una condivisione di un progetto che sarà utile per il cittadino che abita in quella zona e quindi è utilizzabile da parte dei comuni, da parte delle regioni, da parte delle pubbliche amministrazioni in generale, da parte dei ministeri. È un grande passo avanti per il nostro paese. La piattaforma è basata sul software open source utilizzato per Decidim, sviluppato dalla Municipalità di Barcellona e utilizzato da molte altre realtà pubbliche europee, sia centrali che locali. Dalla Spagna, dall'esperienza di Madrid e di Barcellona, erano nate 2 piattaforme che si erano diffuse tantissimo sia in Europa ma anche nel centro e Sud America. Quindi abbiamo fatto un confronto stretto tra queste 2 piattaforme, Consul e Decidim. Abbiamo confrontato le caratteristiche sulla base di quelle che erano le specifiche che ci erano state date da Dipartimento Funzione Pubblica e Riforme Istituzionali e dato dei pesi e dei punteggi alle caratteristiche che abbiamo valutato. La piattaforma chiaramente è molto innovativa, la grande sfida però è culturale anche da parte di chi fa il legislatore ad utilizzare le consultazioni non solo in maniera strumentale, farle e poi abbandonarle, ma riuscirle a portare a termine con degli interventi che siano mirati o di snellimento burocratico, proprio di intervento amministrativo. Si può agire sia dal punto di vista del processo piuttosto che dal punto di vista di un intervento normativo effettivo.